Beh, la prima parola non può che essere grazie, rivolto naturalmente a tutti i miei concittadini, a quelli che mi hanno votato, ma anche a quelli che non mi hanno votato, perché insomma il sindaco è il sindaco di un comune e di tutta la cittadinanza, e quindi un grazie a 360 gradi. Credo abbia vinto il senso di compattezza e anche il fatto di non aver fatto sgambetti agli altri, nel senso che penso solo al sabato, il giorno del silenzio elettorale, dove noi ci siamo astenuti da pubblicare qualsiasi tipo di materiale sui social, piuttosto di fare campagna elettorale ufficiale al di fuori, mentre invece l'altra lista l'ha fatto tranquillamente senza porsi alcun problema. Ecco, credo che la correttezza sia stata premiata anche in questo caso, insomma voglio pensare che sia stato così. Partiremo da subito con la piazza, quindi per fare in modo che, come previsto dal programma che ci eravamo dati, che tutti i lavori strutturali siano finiti per i primi di settembre, e poi la lastricatura per la fine di ottobre, in modo da garantire l'entrata del centro di formazione professionale. Quindi questo sicuramente è il primo impegno. Il secondo impegno l'avevo preso durante la campagna elettorale con il presidente dell'Atletica Nevi, lo sentirò già domani in giornata per concordare il rifacimento della pista di atletica.